L'Italia è il posto più bello del mondo e qui stiamo all'interno di questo meraviglioso posto, in una cittadina di origine greca, fondata dai greci, che si chiamava Poseidonia e poi romanizzata in Pestum. Quello alle mie spalle è il tempio più famoso, dei tempi più famosi al mondo, chiaramente. Tempio probabilmente dedicato a Poseidon. E questi non erano tempi come le chiese, erano tempi, erano le case degli dei. Se venite qui dentro, in questo maestoso posto, troverete una cella che oggi è aperta, una volta era chiusa, e lì dentro si pensava abitasse la divinità. Lì alla sinistra c'è il secondo, qui a Poseidone ce ne sono tre di tempi. Quello alla sinistra è il tempio più antico, un tempio dedicato ad Era, fu costruito in 40 anni, altrettanto maestoso, ma è inutile che vi diciamo il resto perché dovete venire qua, come ha scritto Goethe nel più famoso dei diari di viaggi mai conosciuti dai letterati. E quando si vedono le immagini, quando si vedono le foto, quando si vedono i film, quando si vedono i disegni, si capisce solo una parte della bellezza di questi posti. Qui bisogna venire e sentire la maestosità di questi posti, e questa maestosità si avverte solo stando vicini.